Ed eccoci in compagnia del gruppo folk Madonna del Tirar di Villa Massargia. E prima di vederli ballare, vorrei andare qui dietro, con Maria Teresa, giusto? Con Maria Teresa, perché voi avete portato un esempio del vario abbigliamento tradizionale di Villa Massargia. E quindi io volevo brevemente, semplicemente, ognuna delle donne che abbiamo qui di fronte indicare quale tipo di abbigliamento indossa. Questo è un uscialla matta, tipico delle occasioni molto importanti di un ceto sociale elevato, ricamato e prezioso. Poi abbiamo Francesca col costume da lavoro, quotidiano, per i lavori di tutti i giorni. Aspetta che diamo tempo ai nostri tecnici di inquadrarla, altrimenti il pubblico non ci segue bene. Quindi abbigliamento da lavoro. Sì, consumo un caro Imannu. Poi abbiamo il costume della vedova, tipico per i suoi colori, che sarebbe bianco e nero, eccolo qui. E poi infine su Manteddu, una sorta di mantiglia più povera rispetto alla nostra, dei ceti sociali un po' meno abbienti. Ecco, invece voi le ballerine del gruppo avete scelto Samantiglia, tipico delle donne sposate, dal giorno delle nozze, la prima volta che si poteva indossare, e poi sempre per occasioni importanti, grandi feste, avvenimenti. Ecco, un'altra curiosità, perché il gruppo adesso si è ricostituito da un anno, però in realtà ha 30 anni di storia alle spalle, quindi è una bella occasione questa anche per ripresentarsi un po' al pubblico, visto che non è facile poi in tanti anni mantenere un'unità. Quindi complimenti che siete riusciti a riproporre. Grazie. Comunque la forza del vostro paese. Vi vediamo in Sa Giostra, un campidanese. Gruppo folk Madonna del Pilar di Villa Massargia. Thank you.
Pilar di Villa Massargia e grazie a Diego Sedda che li ha accompagnati alla fisarmonica. Ci vediamo subito dopo la pubblicità, ancora insieme a Tempio e alla Gallura.